Hola, stamani andiamo a fare un declutter dei miei mascara. Non sono tantissimi, ma non sono nemmeno pochissimi. E alcuni sono nuovi, non sono nemmeno aperti, altri invece sono strausati e li andremo a buttare. A differenza degli smalti e degli ombretti, i mascara li vado a buttare via perché col fatto che vanno a diretto contatto con l'occhio non mi sembra igienico, ecco, regalarlo a qualcun altro, nonostante ci siano dei prodottini che non mi piacciono. Non sono tutti quei miei mascara, ovvero che del Sexy Pulp ne ho due mini taglie che però tengo nella mia pochette da borsa proprio se mi dovessero servire, però quelli lì sono nuovi, uno non è aperto, uno è in dotazione, quindi è in dotazione. Buongiorno Martina, è in uso, va bene, quindi quelli lì poi nel caso quando quello che sto usando finirà o si seccherà lo butterò via e inizierò a utilizzare l'altro. Questi invece sono in mascara che uso prevalentemente tutti i giorni, alcuni li uso di giorno, altri di sera e poi li alterno a seconda del look che voglio anche dare alle mie ciglia. Allora, innanzitutto andiamo a vedere il mio mascara preferito in assoluto, ovvero il Lash Princess di Essence. Ne ho due perché questo è completamente andato, l'ho finito, è secco, infatti non fa nemmeno quel rumore che dovrebbero fare appunto i mascara pieni ed è, come potete anche vedere anche da qua, è completamente secco, quindi questo lo vado a buttare e lo mettiamo qua, mentre questo è nuovo, è ancora sigillato, non l'ho ancora aperto proprio perché del Lash Princess si fa molta fatica a trovarne in giro perché appunto è molto amato, di conseguenza la gente lo compra e quindi quando lo trovai ho detto lo prendo, almeno appena mi finisce l'altro non piangerò perché lo avrò, quindi questo lo mettiamo qua perché è intoccabile. Ultimamente, e questo costa pochissimo, ora non mi ricordo, però sui 3 euro scarsi, poco più di 3 euro, non mi ricordo. L'ultimo acquisto che ho fatto è il Double Dream Mascara di Puro Bio. Me lo sono fatto consigliare da una mia amica che lei utilizza solamente Puro Bio. A lei fa delle ciglia spaziali. Ho detto proviamolo. L'ho preso su Amazon al costo di 14 euro e qualcosa. Questo è lo scovolino e questo lo utilizzo principalmente, anzi solamente di sera perché come vedete dallo scovolino che è bello ciccione, dà volume, le rende proprio nere, dà proprio un effetto drama come piace a me mettere di sera e quindi questo lo uso principalmente di sera e questo ovviamente lo tengo. Quando finirà, a meno che non trovo un valido sostituto, ci sta che lo ricompri. Certo, 14 euro in confronto ai 3 euro di Essence sono un po' tanti, però sinceramente un prodotto bio che ne vale la pena, li spendo volentieri. Altri prodottini di Essence sono questi quattro. Questi quattro. Allora, ultimamente sto utilizzando questo, The Big Lashes Volume Curl. E in effetti dà un bel volume alle ciglia. Il problema è che infatti vedete com'è tutto sporco. Il problema è che quando io lo tiro fuori, ecco, questo è il rumore che dovrebbero fare in mascara per dirti ok, puoi ancora usarmi. Non so se riuscite a vedere i grumi, vedete qua, che si creano sul pennello e ovviamente tutti questi grumi vanno a depositarsi sulle ciglia, quindi voi passerete 5 minuti a lavorarlo, però poi pettina, 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 dà veramente un bell'effetto. Questo, anche questo, pochi euro, ovviamente lo tengo perché mi piace e voglio finirlo visto che è quello che sto utilizzando tutti i giorni.
Un altro mascara è sempre il Get Big Lashes, ma azzurro perché è waterproof. Al momento è l'unico mascara waterproof che ho e anche se non mi piace perché sì, è resistente all'acqua, ma non dà un bell'effetto alle ciglia, a mio parere. E di conseguenza lo tengo perché appunto è l'unico waterproof che ho e andando al mare lo sfrutto tantissimo. A settembre, se trovo un valido alternativo, finita la stagione del mare, ci sta che lo cestini e ne cerchi un altro. Il pennellino è così. E per il momento lo tengo perché appunto mi serve proprio. Un altro mascara è questo. Il volume stylist 18 ore, questo non lo utilizzo da un po' perché mi ricordo che non è che mi facesse impazzire. Ovviamente tutti i mascara Essence pochi euro, costano. Non mi fa impazzire perché vedete lo scovolino com'è piccolo e quindi non è che dia questo grande volume alle ciglia. Però quasi quasi lo tengo, provo ad utilizzarlo in questi giorni, intanto è quasi finito, anche qua vedete che inizia a seccarsi tutto, anche se il rumore più o meno, il rumore inizia ad essere poco, quindi provo a utilizzarlo mal che vada lo butto. E l'ultimo mascara che ho di Essence è questo, All Eyes on Me. Questo mai aperto perché appunto aspettavo di finire gli altri perché ne ho già tantissimi aperti e volevo tenerle qualcuno chiuso perché sennò poi mi si seccano ed è uno spreco fondamentalmente. Quindi anche qua pochi euro, non vi posso far vedere lo scovolino perché appunto non lo posso aprire. Se vi può interessare questo è il codice, oppure fatemi sapere voi se è un buon mascara e nulla, quindi non vi posso dire molto altro. Altro mascara, quello che vi ho fatto vedere prima, il Sexy Pulp di Yves Rocher, che non mi piace. Non mi piace, è secco. Nonostante non mi piaccia, metti a fuoco, l'ho utilizzato molto. Perché non dà un bel volume sulle ciglia, cioè sì, ti dà quell'effetto che ha il mascara, ma nulla di che, quindi questo lo butto. Altro mascara da cestinare è lo Smart Color Mascara di Kiko in colorazione azzurra. Questo lo butto anche perché ha. Scusate, 3 mesi, 3 mesi di validità e io ce l'ho da più di un anno e infatti è tutto secco. Inizialmente lo mettevo tanto, soprattutto per andare al mare, io ho gli occhi azzurri e quindi mi piaceva, ecco, però appunto lo butto via proprio perché è vecchio e poi è secco. Poi un altro mascara che non mi piace è il Roller Lash di Benefit, o in mini size. Questo è lo scovolino, già come dallo scovolino potete capire come non faccia le ciglia folte e voluminose. Lo tengo giusto per pettinarle. Lo uso giusto per pettinarle, magari in accoppiata con questo, potrei fare questa combo, metto questa e per separare le ciglia utilizzo il roller lascio, così appena lo finisco cestino. L'ultimo che vi faccio vedere che è sigillato è il Mega Lash di Technique. L'ho preso su Maki Beauty. Costava 1 euro, mi pare, quindi ero incuriosita dal prezzo e perché qua ti promette un mega volume e lo scovolino si può vedere che è bello cicciotto e quindi ho detto boh, per il prezzo per 1 euro facciamo questo esperimento e nulla, magari vi saprò dire quando l'ho utilizzato, magari nel prossimo declutter mascara e nulla, quindi questi sono i mascara che tengo.
E questi tre sono quelli che immediatamente vado a buttare via. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like e un commentino, di iscrivervi anche alla mia pagina Instagram e anche al mio negozietto che mi fa piacere. Attivate la campanella per non perdere i miei video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!